Buonasera a tutti amici calcettando.it, appena finita la partita Laveno-San Damiano. Siamo qui con il bomber della squadra, Zaninetti. Ciao Zan. Ciao a tutti. Allora, ciao bimba. Allora, meglio calciatore o meglio calcettista? Diciamo che sono due cose molto diverse. Adesso ti direi meglio calcettista sicuramente. Sì. Però aver fatto tutte e due le cose fa apprezzare anche di più, magari. A questo punto meglio calcettista? Beh,
Diciamo che non pensavo di divertirmi così tanto quando sono passato dal campo a 11 al campo a 5, quindi adesso sono contento di fare questo. Brevemente, raccontaci la tua esperienza, perché molti ragazzi che giocano a 11 sono ancora diffidenti del calcio a 5, lo vedono ancora come lo sport del dopo. Sì, perché fondamentalmente è un po' quello che è successo anche a me, pochi ne parlano, non è tanto seguito, se non c'è qualcuno che ti introduce, quindi si pensa sempre che sia lo sport del giovedì o lo sport di quelli che quando smettono di lavorare vogliono fare una sgambata. Non è così. Se si ha la fortuna di provarlo a livello serio, a livello agonistico, poi si vedono questi campionati che comunque sono competitivi, ci si diverte e si fa uno sport che è veramente molto bello, molto, diciamo, dinamico, non ci si annoia quasi mai. Quanti gol quest'anno? Quest'anno 35 in campionato e 11 in Coppa Italia. Arriverai alla Serie A? C'è qualcuno che se sente questa intervista mi... L'ho fatto apposta. Lo sa. Diciamo che potevo esserci quest'anno con il Toniolo, abbiamo vinto il campionato l'anno scorso, difatti ne approfitto per salutare tutti i miei ex compagni che stanno difendendo molto bene in A2. Io ho fatto un'altra scelta legata molto anche allo studio e l'impegno diventava un attimino complicato da conciliare, però come sai ho 23 anni, quindi probabilmente qualche possibilità ancora ce l'ho di giocare. Faccio un'altra domanda stuzzicosa, visto che sei così giovane, hai delle mire giuste, quando ti potremo vedere con la maglia azzurra? Questa è un'altra domanda impegnativa. Sì. Beh, il sogno nel cassetto c'è, di poter tornare a vestirla, perché qualche apparizione negli stage l'ho fatta, gli allenamenti. Guardiamo un passettino alla volta e ovviamente bisogna fare campionati un pochino più di alto livello, che spero di avere la possibilità in futuro di fare, magari. Ti ringrazio tantissimo, grazie, bravissimo per quello che stai facendo anche come promoter questa sera, per i tuoi colleghi che eventualmente vorrebbero giocare a 5, tu sei uno di quelli che potrebbe portare. Molto divertente, io dico a chi vorrebbe provare, chi volesse provare, che è molto divertente e a volte basta proprio poco per trovare anche magari una dimensione migliore di quella che può essere il calcio a 11, magari non si diverte, gioca poco, poi si scopre magari bravissimo e si toglie le soddisfazioni a 5. È una cosa che può succedere. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Ciao. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Siamo qui con il grandissimo mister Lemma. A lui non possiamo chiedere come va il campionato, perché a questo punto è un'attesa per le prossime settimane. Sì, beh, giustamente, diciamo, ormai il campionato abbiamo un distacco di 15 punti, se pare che appunto anche il Roper questa sera, ormai chiaramente dobbiamo solo aspettare la matematica, tra qualche giornata sarà ufficiale che abbiamo vinto il campionato, è inutile adesso ancora nascondersi o altro. Allora, velocemente dici com'è andata martedì sera? Martedì abbiamo pareggiato in provincia di Treviso i quarti di finale di Coppa Nazionale contro lo Sporting Cavaso. E purtroppo siamo usciti perché all'andata in casa due settimane fa avevamo perso 3-4 e quindi siamo usciti da questa competizione. Peccato perché ci tenevamo davvero tanto, dopo aver vinto la Coppa Regionale abbiamo giocato gli ottavi contro una squadra piemontese, abbiamo vinto andata e ritorno, abbiamo giocato contro questa squadra veramente veramente forte, e composta da 5 brasiliani professionisti, quindi veramente un ottimo livello, e sono state due ottime partite. All'andata abbiamo perso di 1 dopo che eravamo in vantaggio 3-2 e al ritorno, finito il primo tempo 2-2, non siamo riusciti poi più a segnare, anche se va detto il nostro portiere è stato protagonista, è stata una partita veramente dura, peccato perché a 30 secondi dalla fine in un'azione 2 contro il portiere non siamo riusciti a metterla dentro per poter andare ai supplementari, ma va detto avevamo davvero un avversario molto forte. A Danilo i miei complimenti, perché in quest'anno di sciagurato per il calcio a 5 in C1 sei l'unico varesino che quest'anno esce vincente. Ah, ti ringrazio, è vero, chiaramente io sono una realtà che col Varesotto ha poco a che fare, è vero che quest'anno le squadre Varesotto non stanno andando benissimo, anche se credo che il Carioca onestamente possa ancora rientrare, anche se ha una pareggite acuta, sì. Gli amici del Carioca, certo. Però grazie per i complimenti sicuramente. Te li meriti tutti e ti auguro di arrivare più in alto possibile anche l'anno prossimo, perché è giusto che sia così. Ciao. Grazie mille. Ciao Pino.